Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Nicolas Pierini, innanzitutto, specie con l'ultima partita, ma non solo, avete dimostrato che veramente questo Venezia Football Club può giocarsela con chiunque e può restare saldamente attaccato quantomeno al secondo posto in classifica. Tu che cosa pensi, che idea ti sei fatto? Beh, penso che il lavoro paga, no? I sacrifici che facciamo tutti i giorni, la partenza e il ritiro prima delle altre squadre sta ripagando, sta dando i suoi frutti, quindi e ora che siamo qui, perché non giocarsela? Quindi cerchiamo di arrivare il meglio possibile già lunedì contro la Reggiana e giocarci queste ultime partite come otto finali. A proposito di Reggiana, in base alle formazioni che avete, alle partite che avete visto, com'è la Reggiana di questo girone di ritorno e rispetto all'andata, che idee vi siete fatti? La Reggiana secondo me è una squadra che con le squadre di zona alta della classifica ha fatto veramente delle ottime partite e quindi sarà una partita tosta, sarà una partita tosta anche dal punto di vista mentale, perché le partite dopo la sosta sono un po' così, no? Cioè, devi magari riprendere un po' a livello mentale, viaggi eccetera, quindi dobbiamo stare attenti. In tal senso, a proposito di sosta, che tipo di lavoro avete fatto in questi giorni? Ma un lavoro molto intenso, molto duro, per mettere benzina in corpo, per arrivare al meglio possibile per lunedì. E c'è ancora questa settimana, perché poi noi giochiamo lunedì, quindi c'è ancora abbastanza tempo. Già da ieri abbiamo ripreso gli allenamenti, quindi continuiamo a spingere e arrivare il meglio possibile a lunedì. Per quanto riguarda invece il modulo, ultimamente da qualche settimana ormai è cambiato, è un 3-5-2. Tu come ti trovi e in generale come vedi la squadra che si sta trovando? Ma questo è un modulo che facevamo anche l'anno scorso con mister Vanoli, quindi la squadra sa di base, il modulo era questo, sa i movimenti, sa un po' tutto, diciamo. Ogni giocatore ovviamente ha le proprie qualità, quindi alcuni magari viene meglio, alcuni viene peggio, ma come ho detto prima, ogni giocatore mette le proprie qualità individuali in campo per cercare di fare il meglio per la squadra. E sempre per quanto riguarda le qualità, mister Vanoli sottolinea sempre il tuo apporto che dai in campo per quanto riguarda le tue specifiche. Come ti senti cresciuto ultimamente? Mi sento molto più cresciuto rispetto agli anni scorsi, ma sia come persona, come mentalità, come modo di approcciare le partite. E sono più sicuro di me stesso e poi sono contento anche che il mio lavoro sia in fase offensiva che difensiva e dia i suoi frutti per aiutare la squadra, perché come ho detto prima, chi capisce di calcio sa quanto è importante un giocatore che ti crea gli spazi, che ti crea i movimenti per lasciare libero un altro compagno magari. Quindi sono contento che questo lavoro sia visto. E anche per dare più profondità in attacco, specie al parco attaccanti che c'è qui al Venezia, che è piuttosto importante. Ma assolutamente. Siamo un'ottima squadra, ma non solo attaccanti, siamo dai portieri fino a noi attaccanti o comunque giocatori offensivi, siamo tutti importanti, ognuno ha il suo proprio ruolo, il suo proprio compito, quindi anche se hai dei bravi attaccanti, se dopo non hai la base dietro gli attaccanti fanno poco, e viceversa, se dietro o in centrocampo non ci sono le basi, gli attaccanti fanno poco. Siamo una squadra che remano tutti da una parte, quindi ci completiamo a vicenda. Un'ultima cosa, Nicolas, ci sarà questa settimana un altro allenamento a porte aperte, parte di allenamento a porte aperte, in cui appunto i vostri supporters potranno assistere. È già stato un successo quello precedente, che cosa vi aspettate da questo e che cosa vuoi dire ai tifosi che ultimamente stanno diventando sempre più, diciamo, numerosi, vi fanno sentire sempre di più il loro supporto? Sì, questo a noi fa assolutamente piacere, che ci sia tanta gente a vedere le partite, ma anche qua al campo da noi a supportarci, a vedere una parte d'allenamento ci fa solo che contenti e ci rende orgogliosi, perché vuol dire che stiamo facendo un gran lavoro. Quindi speriamo di trovare sempre più gente qua al campo, ma anche allo stadio.